sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, beh, se per quello anche in testa. Sporco, ho fatto anche cose buone. Tranquilli, è solo la nuova sigla. È che non mi voglio far rompere i coglioni. Benvenuti a Sporco, il vlog inutile. Quarta puntata della seconda era fascista. Perché ormai è conclamato, eh. Parenti del governo, legge contro i rave party che in realtà colpisce tutti gli assembramenti di persone, reintegro dei medici Novax, che comunque medici Novax rimane un ossimoro, raduni nostalgici a Predappio, io al posto del mausoleo ci farei un bel parcheggio. La russa che dice io il 25 aprile non lo festeggio perché se ne impadronita la sinistra. Ignazio, mi sa che ti tocca ingoiare la merda. No, perché ci devi proprio andare, eh. Ma poi vedrai che te lo spiegano. Insomma, siamo partiti alla grande. Piccoli segnali ci sono un po' ovunque. Uno storico capo ultras dell'Inter viene ucciso a pistolettate. Aveva una fedina penale che Vallanzasca levati proprio. Grande cordoglio di tutti gli ultra. Via gli striscioni e i tifosi normali vengono costretti ad abbandonare la curva a calci, pugni e minacce. Va tutto bene. A Modena viene organizzato un rave. 3.000 persone che ballano, si drogano e bevono. Tutto illegale. Viene strombazzato lo sgombero, il ripristino della legalità. In realtà se ne sono andati quando è finito il rave. Però gli hanno sequestrato l'impianto audio. A Predappio si radunano 2.000 fascisti, che comunque sarebbe un reato, e il nostro ministro dell'interno dice, vabbè, ma lo fanno da anni, è una tradizione. Che simpatica tradizione. Prossima settimana organizzo un rave, basta metterci due bandiere nere, due teschi e nessuno ci rompe il cazzo. Ma la sinistra intanto cosa fa? Festeggia per Lula, che vince di un'incollatura, trova un paese sull'orlo della guerra civile, ma in Italia la sinistra festeggia. Ma che cazzo vi festeggiate? Si è parlato anche di tetto al contante, ma vaffanculo, e ognuno ha detto la sua, e allora anch'io dico la mia. Il tetto al contante non serve agli evasori, quelli già evadono, che cazzo gliene frega. Sapete a chi serve? Secondo me, eh? Alle case da gioco, pensateci bene. E mi fermo qui perché non ne voglio più fare polemiche sul gioco d'azzardo. Alleggeriamo? Ma cosa alleggeriamo? Memo Remigi tocca il culo a una sua collega, viene licenziato, giusto, però viene anche difeso, ma in fondo ha 84 anni, cosa sarà mai? Una simpatica pacca sul culo. Allora, funziona così. Catcalling, pacche sul culo, violenze sessuali. Se chi le subisce non gradisce, è reato. O quantomeno ci sono delle conseguenze. È chiaro? Ve la faccio semplice. I culi si toccano se li fanno toccare. Fine. Tantissimo odio, tantissime liti in rete. Forse dovremmo uscire, forse dovremmo scopare, forse dovremmo fare qualcosa di diverso. La rete. La rete si alimenta di sofferenza e odio. E ne ho le prove. Quando scrivo qualcosa di normale, nessuno mi caga. Ma se fai un post su qualcuno che è morto, ricevi migliaia di cuori e commenti. Solo che io li ho finiti. Sono orfano. Ciao ma, ciao pa. Grazie a tutti. Termina qui la quarta puntata di Sporco, il vlog inutile. Ma ho fatto anche cose buone. Forse. Ci vediamo presto. Spero.